Il cinema teatro a storia di Fiorano Modenese si rinnova, i lavori per l'efficientamento energetico della struttura sono in corso e garantiranno una riduzione dei consumi energetici sia per il riscaldamento sia per il raffrescamento, da qui un risparmio economico per la comunità e maggior comfort per chi fruirà del teatro. Si stanno eseguendo dei lavori per l'efficientamento energetico della struttura. Gli interventi saranno di due tipi, degli interventi edili per quanto riguarda la copertura, in quanto si lavorerà sull'isolamento per ridurre le dispersioni energetiche e si lavorerà anche sugli impianti andando a sostituire le caldaie con degli impianti più performanti che quindi ridurranno i consumi e l'emissione di CO2 nell'ambiente. Questo servirà anche a migliorare il comfort all'interno dei locali. Il costo dell'intervento è stimato in 331.000 euro, di cui 240.000 provenienti dal PNRR. I lavori verranno terminati fra fine maggio e fine giugno di quest'anno, compatibilmente con le condizioni meteo, essendo previsti interventi anche sulle coperture. Allo stesso tempo è stata indetta la gara di appalto per la gestione del teatro, per fare in modo che a fine lavori la storia, luogo importante per la comunità fioranese, possa riprendere subito la propria attività con un nuovo gestore e proporre eventi culturali, artistici e cinematografici. Dal 1 luglio 2023 fino al 31 agosto 2027, il vincitore della gara si occuperà della gestione e della programmazione della stagione artistica e culturale, non solo a teatro ma anche in altri luoghi come al Castello di Spezzano per la stagione estiva. Per quanto riguarda la gestione, la nuova partirà dal 1 luglio del 2023. Infatti i lavori si concluderanno entro la fine di giugno e stanno facendo i lavori in questi giorni per aggiudicare la gestione del teatro, quindi ancora oggi non sappiamo chi sarà il gestore e si saprà nelle prossime settimane.